Benvenuti a tutti in Logistics and Analytics. Nel video di oggi descriveremo una sfera a partire da un semicerchio utilizzando l'opzione simmetria assiale. Come sempre scegliamo l'opzione griglia, scegliamo l'opzione vincola la griglia che ci aiuta nella costruzione degli oggetti. Iniziamo descrivendo un segmento e partendo ad esempio dal punto meno 3, clicca inserendo il punto A al punto 3 della X. È venuto fuori, come vedete, un'entità indicata A minuscola uguale a 6 che parte dal punto A e parte dal punto B. Scegliamo poi lo strumento, all'interno dello strumento circonferenza, lo strumento semicirconferenza, clicchiamo sul punto A e clicchiamo sul punto B. Il punto A è quello di partenza e il punto B è quello d'arrivo. Visualizziamo il pannello 3D per vederlo in 3D, vedete, e adesso anche nel pannello 3D scegliamo l'opzione griglia e scegliamo l'opzione vincola la griglia. Come vedete l'oggetto è presente sia nella visualizzazione 2D che nella visualizzazione 3D. Per creare una sfera è sufficiente fare una simmetria assiale di questa semicirconferenza. Per farlo possiamo scegliere simmetria planare e all'interno la voce rotazione assiale, vedete? Scelgo prima l'oggetto di cui fare la simmetria, vedete che diventa grigetto, clicco, e poi l'oggetto in base alla quale fare la simmetria, e è la nostra linea retta. Cliccando due volte ci indica una simmetria di 45 gradi. E vedete che adesso io in ambiente 3D ho sia il semicerchio che è visibile nell'ambientazione 2D, sia quello simmetrico. Adesso tutto quello che devo fare per fare un'animazione 3D è quello di creare uno slider, di dargli un valore allo slider che va ad esempio da 0 a 360 e possiamo in questo caso addirittura dargli un incremento di un millesimo, 0.001. Ricordiamoci che anche nella versione italiana per qualche motivo al posto della virgola va utilizzato il punto, come diciamo nelle versioni statunitense e inglesi, e gli dico appunto a questo slider di avere un valore che va da 1 a 360 con incremento un millesimo. Diciamo al semicerchio simmetrico, individuiamolo, facciamo tasto destro sopra e diciamo di lasciare la traccia. Scegliamo un'altra volta la simmetria assiale, rotazione assiale, e clicchiamo sempre il semicerchio rispetto poi alla linea. In questo caso invece di dirgli 45 gradi, noi diciamo che la rotazione sarà in base a B. Abbiamo dichiarato una variabile B che va da 0 a 360 e la rotazione simmetrica dovrà essere fatta in base allo slider B. Se adesso a noi facciamo tasto destro sullo slider e facciamo animazione attiva, vediamo che, un attimo che mi sono scordato di fare tasto destro, fermiamo l'animazione, mi sono scordato sul terzo semicerchio di dire traccia attiva. Se noi, un attimo che bisogna attendere un attimo prima che si renda conto che bisogna cambiare qui le opzioni, ecco qui, se noi sulla terza mettiamo in una posizione che ci consenta, ecco, se noi sulla terza facciamo tasto destro e facciamo traccia attiva e poi facciamo animazione attiva, vedete che si crea una sfera con l'animazione. Abbiamo semplicemente utilizzato una animazione, vedete, un'animazione collegata alla simmetria assiale per creare una sfera a partire da un semicerchio. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.